Il programma è presentato da Scuola Sì. Offre un'ampia gamma di soluzioni formative, corsi di livello base ed avanzato. I corsi sono divisi per materie, web design, informatica di base. In ciascuna area, Scuola Sì propone percorsi personalizzati, studiati insieme all'alunno per essere altamente formanti e specifici. Per informazioni, contattaci al numero verde 800 03 51 41 oppure visita il nostro sito scuolasi.it. Ciao ragazzi di Mr. Student, siamo qui alla Sapienza per vedere cosa ne pensano i ragazzi sia romani che fuori sede della vita universitaria e perché hanno scelto la Sapienza come università da frequentare. Come ti chiami? Matteo. Allora Matteo, a che anno stai? Oh, mi sono appena laureato. E perché hai scelto la Sapienza come università da frequentare? Questioni affettive, dai, non si sa perché, però il nome, Sapienza. Quali sono i pro e i contro? Allora, i pro sono che stai a Roma e spacca Roma, la Sapienza fa paura, è gioiosa. I contro è che è un po' organizzata, un po' maluccia, ma non fa niente. Va bene così. Alla grande, benissimo. Ok, grazie. Come ti trovi alla Sapienza? Quali sono i pro e i contro? Tosta. I pro è che sono abbastanza precisi con gli avvisi per quanto riguarda gli esami. I contro è che magari il materiale di studio che viene fornito non è magari molto adeguato, però c'è da accettare la precisione, insomma. Ok, grazie mille. Allora, come ti chiami? Aia Maria, ma perché si sente? Aia Maria. Sta qui la Sapienza, immagino. Sì. Che anno sei? Terzo. Ok. Allora, cosa ne pensi della Sapienza? Quali sono i pro e contro? Perché l'hai scelta? Beh, io credo che la Sapienza sia una buonissima università. E i pro è che è molto, diciamo, open, cioè incontri gente, i professori sono a disposizione, se tu vai lì ti ascoltano, dipende tu come la prendi, come prendi l'università, capito? Se sei una persona socievole, aperta, no? Se vuoi una cosa vai, però diciamo che i contro è un po' magari l'organizzazione. Cosa vuoi fare? Sto facendo cooperazione internazionale e sviluppo. In realtà non è che mi prefisso già qualcosa che vorrei fare, cioè come si apriranno le porte ben venga. Però ovviamente uno nel cuore spera in quello che... Però non è che può dire voglio fare questo, se mi propongono altre cose no. Poi piano piano magari ci arrivi. Mi piacerebbe molto lavorare nel campo della cooperazione, dello sviluppo sostenibile, insomma, questi temi così. Molto open. Come ti chiami? Roberto. Sei qui alla Sapienza? Che anno sei? A terzo anno. Hai quasi finito, immagino. Sì, ho quasi finito. Dove sei? Frosinone. Come ti trovi la Sapienza? Bene. Perché la scelta? Tutto a posto, perché la Sapienza è la Sapienza. No, è la migliore. I pro è che conosci un sacco di gente, i professori sono buoni, sono ottimi professori. Sì. E i contro... È un po' disorganizzata, vero? Sì, quello sì. Così. Quindi la specialistica la vorresti fare qua, alla Sapienza? Sì, la continuo a fare qui, sì, sicuro. Infatti sto già iniziando a seguire qualche corso, quanto ho già finito. Quando ti laurei? Immagino che a giugno, vero? Luglio, sì. Siamo proprio prossimi alla laurea, sì. In bocca al lupo. Okay. Ah, in futuro come fare? Commercialista. Quindi speriamo bene. Dai, sei in bocca al lupo. Okay, saluto Mister Studenti con il cuore. Forza. Ciao Mister Student. Allora, je salue avec beaucoup de joie Mister Studenti e rien. In arabo che cosa posso dire? Dai. In spagnolo. No, in spagnolo grazie, non lo so. Grazie a Mister Student. Smontato. Absurdo Sapienza. Vuol dire sono molto felice alla Sapienza, va bene?